Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube. Scusate la postazione un po' casalinga perché sto girando il video in cucina. Questo perché di là c'è Lucy che dorme e il mio nipotino che guarda Doraemon, il film, grande scoperta. E quindi praticamente la mia cameretta è inagibile. Allora, non sono pazza, sono truccata col pigiama come al solito. SissiTube casalinga, cucilinga, insomma così. E perché tra poco scendo? Perché vado giù Napoli con Chantal. Infatti, vi farò un vlog di questa giornata e che altro vi volevo dire? Sì, mi vedrò quindi con Chantal, andremo a mangiare la pizza, andiamo al mercatino a vedere se troviamo qualche bel libro da prendere e poi insomma verrà a casa, gli presenterò Lucy, vedrà la mia casetta per la prima volta. In ogni caso, questo video è un video in collaborazione con Anne in the Bed, la meravigliosa e dolcissima Anna. La mia persona, io vi l'adoro veramente. Vi metto sotto il link del suo canale nell'info box, come sempre. E parlo velocissima e mi sto pure impappinando tutto questo perché tra 5 minuti devo scendere perché sennò mio padre non mi dà il passaggio alla metropolitana. Dice: fregati, non ti sei preparato in tempo, quindi iniziamo subito con il video. Che video è? Ma signori, signori, che cosa? Saranno quattro gatti, insomma, gattini. Questo video è un video dove vi presento i 10 libri che vorrei vedere al cinema. Iniziamo subito con un libro che sta per uscire al cinema, quindi io ve lo faccio vedere comunque perché non vedo l'ora che esce sul grande schermo ed è Io prima di te di Giorgia Moyes. Oddio, sono così zomperellante, voglio vedere assolutamente questo libro al cinema. Ho visto il trailer, io e Danny in the Bed abbiamo sclerato sul trailer e quindi non vedo l'ora di vederlo. Poi il protagonista è Finnick di Hunger Games, che ve lo dico a fare. Andando avanti, un altro libro che vorrei vedere al cinema è Quando all'alba saremo vicini. Ovviamente di questi libri non credo abbiano fatto il film e non so nemmeno se usciranno mai, ma io vorrei vederli al cinema. Quando all'alba saremo vicini è un libro molto particolare perché parla di una donna, Kate, che ogni tanto andando a dormire si sveglia in questo mondo parallelo dove suo marito è ancora vivo ed ha una figlia sorda. Ed è molto particolare vedere come quando un avvenimento della vita ti cambia completamente il corso, la strada, il destino. E mi piacerebbe molto vedere questo libro al cinema. Chissà, io faccio un appello, chissà. Altri due libri che vi faccio vedere, ve li faccio vedere insieme perché parlano dello stesso argomento e sono Un bacio dagli abissi e Deep Blue. Io amo i film con le sirene, ma non ne vedo molti in giro, a parte La Sirenetta, ma quello è un cartone. Anzi, se avete qualche film da consigliarmi che parla di sirene, cioè che la sirena è da protagonista, scrivetemelo nell'info box perché me lo vedo molto volentieri. Un bacio dagli abissi mi è piaciuta molto come storia. Sarà che è stato il primo libro che ho letto sulle sirene e a me ha entusiasmato, insomma, e vorrei vederlo al cinema, sinceramente, e insieme anche Deep Blue, quindi libri che parlano di sirene, tutti al cinema. Poi un altro libro è La meccanica del cuore. Mi piacerebbe tantissimo perché secondo me questo film al cinema sarebbe molto particolare da vedere con la regia di Tim Burton. Sarebbe perfetto perché è proprio il suo stile, quindi Tim Burton, tutta una cosa, Tim Burton, mi raccomando. Se stai vedendo questo video, ma certamente di cosa stiamo parlando, fai il film, la regia di questo libro, insomma, forse è bellissimo La meccanica del cuore. Dai, poi. Un libro, questo è un libro, ma in realtà, vabbè, ora capite. Allora, I misteri di Weaver Pines. Di questo libro, di questa trilogia, hanno fatto il telefilm, che è 10 puntate. In uscita forse c'è la seconda stagione di Weaver Pines. Pare sia ufficiale, ma io comunque sto zitta, non dico niente perché se poi non esce mi taglio le vene, scherzo. In ogni caso, di questo libro vorrei vedere anche un bel film, perché no? Non solo un telefilm, ma un bel film. Mi piacerebbe tantissimo.
È uno dei, è diventato uno dei miei libri preferiti, uno dei miei telefilm preferiti. Vorrei facessero pure il film. Bene, problemi. Andiamo avanti. Un altro libro è Il Suggeritore. Ora non so se hanno fatto il film, non so perché nella mia testa l'hanno fatto, ma no. Comunque, anche questo è un thriller molto particolare. Vorrei vederlo proprio al cinema perché io amo vedere i thriller, soprattutto leggerli un po' meno, ma vedere i film thriller ne vado pazza. Ogni volta che Luca apre Sky dice che vediamo thriller. Il Suggeritore è molto particolare di Donato Carrisi. Sarebbe una bella idea, un film italiano, thriller italiano, ci vorrebbe. Poi, un altro libro, sempre che vorrei vedere al cinema, ormai non ve lo dico più, sono ripetitiva, è Il Cerchio. Sei ragazze combattono per la vita tra amore, odio e un potere più grande di loro. Il Cerchio parla di streghe, di stregoneria. Io sinceramente non l'ho finito di leggere questo libro, ma lo prendo come esempio per far sì che al cinema ci siano più film sulle streghe. Io amo tutti i libri sulle streghe, per favore, in giro non ci sono tantissimi film sulle streghe, a parte il telefilm di streghe, Prube per Efibi, che io le amo più della mia stessa vita, e tanti altri telefilm. Sì, c'è qualche film tipo Tramore Incantesimi, Le streghe di Eastwich, quali altri? Ho visto dei film sulle streghe, però quelli proprio più particolari, più così un po' misteriosi. Mi piacerebbe vedere questo libro al cinema. Più film sulle streghe, più film sulle streghe. Com'era quel detto? Streghe, streghe, siete due streghe, streghe sono tornate. Tutta quella roba là. Mi piacerebbe vedere un bel film su Salem, le streghe, molto alla Hocus Pocus. Ecco, ritornare un po' quell'anno, quegli anni 90 sullo schermo, sì, mi piacerebbe. Arriviamo agli ultimi due libri che non ho ancora letto, questo ve lo dico. Quindi, però, così a istinto mi piacerebbe vederli al cinema perché mi piace molto il genere, un po' come questo sulle streghe. Ed è La scuola degli ingredienti segreti. Amo moltissimo i film a sfondo culinario, cioè proprio i film che parlano di cucina. La gente che cucina, chef, amore cucina, se magna, se può dire, se si fa l'amore. E questo libro è La scuola appunto degli ingredienti segreti, quindi proprio un film che parla di una scuola di cucina. Sarebbe bellissimo. Nessuno l'ha mai fatto, un telefilm, forse io non lo so. Sempre, se voi sapete qualche film di scuole di cucina, eccetera, eccetera, scrivetemelo nell'info box. Mi piacerebbe moltissimo vedere al cinema un libro del genere, sì. L'ultimo libro che vi presento è Il Circo della Notte. Allora, questo libro non l'ho letto, quindi non so, magari è una merda e io voglio vederlo pure al cinema. E sì, però, siccome ne hanno parlato bene moltissime persone e la trama mi ha sconfinferato parecchio, è stato come vedere un trailer di un film ipotetico al cinema. E se ci fosse il trailer di questo libro, l'andrei assolutamente a vedere al cinema. Quindi anche questo caro Erin Morgenstern, ci farei un bel film. Allora, questi quindi sono tutti i libri che vorrei vedere al cinema. Forza, forza, registi, datemi da fare. Il video finisce qui, mi vado a preparare, se no nessuno mi accompagna alla metropolitana. E questo video, vabbè, uscirà a breve, ovviamente, voi che ne sapete già l'avrete visto. Bene, oggi sto sclerando. Ci vediamo prestissimo con altri video, mille video che devo farvi. Ciao ciao!